Buongiorno ragazze, oggi è il mio compleanno, ebbene sì, e visto che oggi abbiamo la macchina, andiamo io e Ale, che è qui. Ciao patata! Bella legata qui accanto a me nel suo vetto, andiamo a prendere il mio amore a lavoro. E quindi all'avventura. Fa caldissimo, apriamo. Ale starà morendo, quindi mi accingo ad uscire. Ciao. Recuperato! Il papà l'abbiamo recuperato e adesso... Io non passo avanti. Esatto, che caldo. Mi leverei la giacca, si muore. Levala. Ragazzi. Sì, ma infatti mi sa che... Spegni un attimo. La levo. Siamo arrivati a casa, finalmente si pranza, la veneranda ora delle 3:20. Ma sì, ciao piccolina, ciao, si va a fare pappa, c'è una fame. Benvenuta al mio club. Arrivati a casa e prima che uscissi è arrivato proprio il corriere a portarmi una cosina che mi sono comprata per il mio compleanno. E lo so che è una cosa che non dovrei fare io la pietra, ma lei vuole che lo faccia io. Eh no, mi dai una mano, perché una mano sola è con una mano. No, ma come così? Eh sì. Ah, direttamente? Vabbè. Sì. Comunque mi sono comprata Non lo dico, ma loro forse lo sanno che mi piaceva, che lo volevo prendere. Vai. Apri tu. Vado. Mamma. Ah no. Vai. Non c'è tanto. Penso sia sì, la ricevuta. Mattio. Giochino. Yoshi. Pensate che arriva direttamente da un GameStop di Roma, direttamente. La schedina c'è, meno male. Il gioco c'è, ma anche il libretto di informazioni. No, non c'è in questi giochi qua. Male. Ma sì, l'importante è che funzioni. Sei felice? Sì. L'ho preso usato perché conveniva di più. Sei felice? Tantissimo. Quanto? Non vedo l'ora di provarlo. È troppo bello sto gioco. Compratelo, compratelo. Faccio pubblicità a chi? Alla Nintendo? Yoshi! No. Vabbè, a chiunque sia, compratelo. Eccoci, allora, tutti carichi in macchina. Fedino si è già messo a fianco la sorellina. Riccardo sta arrivando con le ruote del passeggino perché ce le siamo dimenticate. E stiamo per andare ai Viali, che è un centro commerciale che io non ho ancora mai visto, tra l'altro dove c'è anche Maison du Monde, Piazza Italia, un sacco di negozietti, quindi oggi mi ha dato libera scelta, mi ha detto ti porto dove vuoi e quindi oggi giornata shoppingosa, facciamo un giretto. È arrivato con le ruote. È bello che volevo spostare la macchina, mettere la bimba all'ombra. Salgo, metto la cintura e non c'erano le chiavi. Chi ce le ha le chiavi? Vabbè. Potevi darle le chiavi a me. Non è vero, ce l'avevi tu. Vabbè. Saliamo! Fino a domenica 12 maggio, Pandora ti regala il nuovo bracciale in edizione. Sono bellissima. Eccoci qua. E siamo ancora qua. Già. Abbiamo già fatto il giro di tutto il centro e ho fatto shopping da Piazza Italia, ovviamente non per me, ma per i pupi. Sono felice così. Tappa da Burger King. Oh, no. La vuoi una? La vuoi una patatina? Amore, rideva da morire!
Allora, Fedino si è preso il King Junior Meal del Burger King con l'hamburgerino, con il tè alla pesca, e abbiamo trovato Pikachu Detective. Poi Yorick invece si illuminano le guancine, e noi abbiamo preso il menù Chicken Royale. Buon appetito! Mare! Buon appetito! Cosa vuoi la foto? Adesso te la foto. Ciao bimba! Ciao amore! Boh, si è addormentata. Buona papà! No, si è addormentata. No, sveglia. Amore, quella le coccoline. Dovete dire scomoda. Ragazze, sono da... Sto dicendo Casanova. Ma non è vero. Oh, madonna, è minuscolo. Siamo da Maison du Monde. Ce l'ho fatta finalmente a farmi un giro da Maison du Monde. C'è delle cose veramente stupende. Comprerei tutto. Stiamo ammirando gli orologi di Maison du Monde, perché a noi serve un mega orologione da mettere in soggiorno e ci decideremo prima o poi. Mi ricorda quello del bianconiglio, da taschino. È comodo. È vero, è bellissimo fatto così, perché esce da un lato. È tardi, sai, ho frutto più che... Vado a mettere in tasca. Che carini che sono questi orologi. Ragazze, mi spiegate il senso di questa tazza, vi prego? Life is wonderful with my unicorn. E va bene tutto, ma è dentro la tazza? Cioè, effetto surprise ogni volta che bevo il tè? Vabbè. Il mio amore ha fatto qui. Io sto con l'ippopotamo. Ah, boh, allora. Yeah. È la cosa migliore, non vedo, non sento e non parlo, ecco. Buongiorno, eccoci qua, un nuovo giorno è arrivato ed è un mio non compleanno oggi, un buon non compleanno a me. E quindi io ho la casa che devasto, poi ieri siamo usciti, ce ne siamo proprio fregati totalmente della casa, sembro in tenuta estiva perché ho messo questa canottierina di questo pigiama di Ted Zenis Love Potion, troppo carino. Ma tra poco mi vado a cambiare, perché praticamente stanotte avevo un caldo devastante, quindi ho dovuto togliere la maglia in praticamente in pile, perché stavo morendo di caldo, e ho messo proprio la canottierina, cioè ho i pantaloni in pile e la canottiera solo sopra. Non lo so, sarà perché al lato, ma mi è presa tipo una vampata di calore, ho già le caldane, pensate un po', 32 anni ho già le caldane. Vi volevo far vedere molto molto velocemente, non vi faccio vedere cosa mi sono comprata per il mio compleanno, perché pensavo di fare un video sui miei regali di compleanno dopo questo vlog, quindi un paio di cose non ve le faccio vedere, ma vi faccio vedere cosa ho acquistato da Piazza Italia. Ieri mi sono proprio divertita, ci siamo fatti un giro, Riccardo mi ha portato ai Viali, si chiama mi pare questo centro commerciale, scusate il casino dietro. Pensavo di iniziare anche un altro vlog in realtà oggi, perché devo fare delle pulizie estreme di casa, ma veramente estreme, perché c'è la casa che fa veramente schifo. E quindi ho pensato, chiudo questo vlog, vi faccio vedere cosa ho acquistato da Piazza Italia. E
poi comincerò un altro vlog, penso un vlog su pulizie estreme, perché veramente qua ne devo approfittare, perché veramente c'è la casa che... vabbè, non ve lo so neanche a dire. Niente, quindi vi faccio vedere un attimino che cosa ho acquistato. Allora, c'erano delle cosine sfiziosissime, alcune con il 50% di sconto, e un paio le ho pagate a prezzo pieno perché non ho saputo resistere. Ho acquistato principalmente per i miei amorini, per i miei bimbi. Allora, ho preso per... tanto poi devo lavare tutto, spero che il tavolo non abbia macchio o cosa. Allora, questa qui, bellissima, 4,95 euro. Di Batman, me l'ha fatta notare Ricky, e anche a Fede piace un sacco Batman, quindi veramente veramente bella, mi piace un sacco. Fede quando l'ha vista non ha capito più niente, quindi gliel'ho presa, poi costa pochissimo. Poi si è voluto prendere anche questa qui con Paperino, guardate che carina, è veramente veramente carinissima, Donald style. Che carina. Le ho prese entrambe 7-8 anni, così da poterle sfruttare anche l'estate prossima, perché comunque Fede è magrolino, quindi sfrutta tranquillamente anche l'anno dopo, e anche questa 4,95. Poi invece, per non far torti a nessuno, ho preso alla mia stellina questa qui, guardate che carina, molto estiva, molto fresca, Spring Palms, con questo fenicottero e con Minnie con gli occhiali, con gli occhiali diciamo da sole, anche se non sembrano da sole, veramente veramente carina anche questa. Ragazze, pausa perché veramente sono è stato uno shock. Ho mandato Nala a cuccia perché stava saltando praticamente, quindi ho detto no Nala cuccia. Mi giro verso la cuccia, vedo che lei va a cuccia e sento un rumore strano, invece che lei ha il cuscinone, non è la sua cuccia grande di plastica, e sento rumori di carte. Mi giro a guardare, non ci credo. Ho mandato una foto addirittura a Riccardo per fargli fare due risate, perché stamattina probabilmente il mio amore si è fatto i panini per andare al lavoro e non deve aver messo via bene l'immondizia, perché guardate la cuccia. Quella è la carta del prosciutto, che ovviamente lei non si mangia, e in realtà non c'era neanche un micro pezzo di prosciutto dentro questa carta, ma lei ha sentito l'odore e l'ha preso. Vabbè, segniamo un velo pietoso. Un'altra cosa che dovrò fare è pulirle tutta la cuccia dopo, però vabbè, lasciamo stare. Comunque, proseguiamo con gli acquisti. Quindi eravamo rimasti a questa magliettina qui, per la piccolina, questa qua è, non vi ho detto il prezzo, forse però non c'è, non so se la commessa l'ha staccato, mi pare comunque intorno ai 5 euro sempre, come queste qui, ed è 3-6 mesi della Disney. Poi ho preso un paio di jeans che erano sempre scontati al 50%, quindi li ho pagati 4,97 euro, sono 5-6 anni, in realtà vestono molto grande quelli di Piazza Italia, però vabbè, li ho presi appunto per Fede, sono molto carini, semplicissimi jeans, sicuramente ci sarà da fare un po' di orlo, però insomma... sono molto 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 carucci per il prezzo, poi per 4,95-97 euro, insomma ci siamo capiti. E poi ragazze, queste erano tutte cosine o a basso costo o scontatissime. Poi non ho resistito, per la mia piccola principessa, allora intanto voglio farle una specie di set fotografico, voglio farle qualche fotina nuda quando farà un po' più caldo. Ho trovato queste alette che costavano pochissimo in realtà, solo 3,95 euro, e ho pensato poi di riutilizzarle, di sfruttarle, visto che l'elastichino mi sembra comunque grande, infatti dovrei stringerglielo per fargli qualche foto adesso, però lo può sfruttare tranquillamente anche il prossimo anno quando sarà carnevale, appunto, che avrà un annetto,
magari travestirla da fatina, da angioletto, insomma, si possono riutilizzare tranquillamente. Quindi ho preso questo e poi questo per cui sono morta, mi rendo conto che non sia proprio super economica, ma non ho resistito, ragazze, per quest'estate. Guardate che carina questa saloppettina, quanto è bella. Qua c'è il bottoncino con scritto Happy, la farfalla, il fiorellino, qua c'è questa coccinella portafortuna, e i cuoricini, i palloncini, e poi sul dietro è fatta così, della linea Baby Girl. Guardate che caruccio, anche questo fiocchetto, è troppo bella, non potevo lasciarla lì. Non l'ho pagata poco, l'ho pagata sui 15 euro, e anche questa tra 6 mesi, quindi gliela metterò quest'estate, non vedo l'ora. È troppo bellina, troppo troppo caruccia, non potevo lasciarla. Questi sono gli acquisti di Piazza Italia, quindi adesso poi laverò tutto, non c'è più niente. Io adesso chiudo questo video, ne inizierò un altro in cui puliremo la casa insieme, anche perché è tardissimo. Spero che questo vlog compleannoso vi sia piaciuto. Vi farò poi il video sui regali che ho ricevuto per il compleanno. Non sono tantissimi, sono molto semplici, però so che vi farà piacere questo video. E niente, vi mando un bacione. Ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!